Dobbiamo però migliorare anche i comportamenti, assumere comportamenti più corretti anche nelle abitazioni private. Stiamo assistendo a un'evoluzione della curva del contagio e a un innalzamento dovuto soprattutto alle dinamiche che si sviluppano in ambito familiare, in ambito amicale. Quindi anche nelle abitazioni private dobbiamo assumere comportamenti corretti, come indossando le mascherine se ci si avvicina a persone fragili, vulnerabili, se si ricevono ospiti, persone non conviventi, anche lì ci può essere una fonte di pericolo. E vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti, non superiori a 6. E assolutamente vi invitiamo a non svolgere il consentito svolgimento di feste, di party nelle abitazioni private. Sono tutte situazioni di pericolo insidiose che ovviamente possono farci sfuggire la situazione di mano. Quindi sono pericolose, dobbiamo assolutamente evitarle. Ovviamente non manderemo, voglio essere chiaro, le forze di polizia nelle abitazioni private. La sfera di vita privata la vogliamo assolutamente tutelare, però tutti dobbiamo predisporci ad assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase.